25 ottobre 2021, liceo Moscati di Grottaglie, teatro Monticello, le madri costituenti, ovvero le 21 donne che hanno scritto la Costituzione, il lungo cammino dei diritti delle donne, incontro con l'avvocato Gina Lupo, consigliera di parità della provincia di Taranto, per l'avvio della mostra itinerante. Buongiorno, noi a Moscati facciamo le cose in grande. 25 ottobre il Ministero dell'Istruzione ci chiede di celebrare la giornata dei LES, licei economico-sociale. E qui abbiamo tutto l'indirizzo del nostro economico-sociale, tutte le classi e in più il biennio delle scienze umane. Definito il liceo del futuro, il liceo della contemporaneità. E per festeggiare, per celebrare questo indirizzo che dà la cassetta degli attrezzi ai ragazzi per affrontare il futuro, noi abbiamo scelto una tematica importante, la Costituzione, le madri costituenti. E quindi abbiamo anche accolto l'invito della consigliera di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo, che si incrocia perfettamente con un nostro progetto che portiamo avanti, dei colleghi Dino Castelli e Grazia Messene. Sono molto contenta oggi di essere qui a Monticello, quartiere Monticello di Grottaglie, ospite del liceo Moscati, della mia cara amica la professoressa Anna Sturino, con la quale tanti anni abbiamo condiviso progetti e idee nei confronti dei nostri giovani. Oggi inizia la prima tappa del progetto ideato dall'ufficio di presidenza, dall'ufficio della consigliera di parità provinciale di Taranto, che appunto si muoverà sia su Taranto che tutta la provincia, che verte a far conoscere l'importante lavoro delle 21 madri costituenti, queste 21 donne che per prime entrarono nelle stanze della politica e 5 di loro hanno avuto addirittura anche l'onore di partecipare alla commissione dei 75, mettendo mani in alcuni settori importantissimi nel nostro diritto, come quello della famiglia, parlare di parità tra uomo e donna, quello del lavoro, parità salariale. Ma i ragazzi attraverso questo viaggio nella storia impareranno che oggi ci si deve impegnare per avere un domani, una futura, una società migliore, priva di disparità sociali. Nel 1946 è stato scritto che la nostra società si fonda sull'evitare le discriminazioni per sesso, religioni o altro, e che moglie e marito sono uguali davanti all'interno della famiglia, ma ci sono voluti anni perché poi il legislatore emanasse delle leggi che rendono possibili questi principi. Questo i ragazzi oggi devono imparare, che sia loro l'insegnamento attraverso le parole di queste deputate, 21 donne provenienti di provenienza diversa, sia politicamente che come storia personale, che ebbero invece il coraggio e la solidarietà di superare gli ostacoli e le loro diversità e di viaggiare tutte insieme per creare una Costituzione moderna. I giovani devono imparare a conoscere la Costituzione, ma soprattutto devono imparare a conoscere la storia, il momento storico in cui queste donne sono entrate nelle stanze della politica, le difficoltà che hanno incontrato, e per capire che bisogna impegnarsi sempre, soprattutto per il futuro, per avere un futuro veramente, come disse la deputata più giovane Teresa Mattei, occorre che ci sia una vera e propria un divieto di discriminazione di fatto, non soltanto a parole. Occorre muoversi perché queste discriminazioni siano finalmente vietate, oggi per un domani, un futuro migliore. Bianca Bianchi, da giovane ero molto bella, l'angelo biondo mi avevo ribattezzata, anche se non sono mai entrata a far parte dei 75, ma grazie al mio impegno gli altri politici non hanno potuto richiedere le mie dimissioni. Il contributo delle donne costituenti si rivelò determinante per la stesura della Carta Costituzionale e se malgrado le forti differenze politiche seppero agire in pieno accordo per far riconoscere i diritti delle donne e delle cittadine. Si batterono affinché i principi normativi difendessero la parità tra uomini e donne, favorirono la nascita di fondamentali leggi per la famiglia e la società, ma sono ancora poco conosciute. Questa occasione per rimarcare la coincidenza e il felice connubio di idee che c'è stato intorno alle 21 madri costituenti tra noi e la consigliera di parità della provincia di Taranto, avvocato Gina Lupo, che veramente ringrazio prima di tutto come amica e poi veramente per tutto quello che rappresenta, che fa, per come agisce in favore appunto dell'assenza di discriminazioni. Lo fa da sempre, lo fa da tanto tempo, continuerà a farlo. E noi...
Buongiorno, questo incontro di oggi ha lo scopo di promuovere, perché ancora ce n'è tanto bisogno, la parità tra uomo e donna. Il liceo Moscati di Grottaglie, che ho l'onore di dirigere, ha colto immediatamente questo spunto, quello relativo appunto alle madri costituenti, trovando una comunione di intenti con l'iniziativa già promossa da Gina Lupo, in maniera apparentemente casuale, in realtà non è così. Quando c'è comunione di intenti le idee si coniugano. E quindi il mio ringraziamento va in particolare all'indirizzo Scienze Umane, Opzione Economico-Sociale, di cui oggi si celebra la giornata, che appunto ha voluto cogliere in maniera così opportuna questa occasione, anche per far conoscere, far comprendere bene il proprio piano di studi, che proprio si muove anche in questa direzione. Quando i giudici fascisti mi esortate a denunciare i miei compagni, facendo leva sul pensiero dei nostri figli, lontani in Francia, io non penso alla mia famiglia, ma ai milioni di bambini che per colpa vostra soffrono la fame in Italia. Per questa risposta venite giudicata socialmente pericolosa ed è denunciata a 18 anni. Però, dopo la caduta del fascismo nel 1943, tornai in libertà a Roma, dove collaborai attivamente alla carità. Preparato un discorso, però mi rendo conto che adesso dobbiamo cercare di abbreviare anche i tempi. Vi dico soltanto che questo progetto che viene portato avanti da me e dalla collega Grazia Messene lo abbiamo appunto pensato già dall'estate scorsa e lo stiamo portando avanti in questa maniera, non è terminato. L'importanza della musica, credo che comunque all'interno di in qualsiasi ambito di natura scolastica, quindi in qualsiasi indirizzo, il concetto dell'arte deve essere espresso nel migliore dei modi. Quindi non facciamo soltanto musica, ma c'è anche disegno, c'è anche drammatizzazione, c'è anche teatro, perché la scuola deve aprirsi a queste novità per essere una scuola sempre al passo con i tempi e sempre più moderna. E sempre più vicino ai giovani.